Buonasera a tutti, diamo inizio ai lavori. Prego, segretario, faccia l'appello. Biasi Franco. Presente. Di Filippo Giuseppe. Presente. Spino Francesco. Assente per il giudicato. Sì. Russo Gennaro. Presente. Marciano Pietro Paolo. Presente. Cavarota Giuseppe. Presente. La Porta Massi. Presente. Verrone Gianluigi. Dinardo Iloroo, Buonora Maristella, Ramondino Luigi, Comite Nicola, Botticchio Giuseppino, Coppola Salvatore, Abate Agostino, Pesca Mario, Adamo Coppola, presente assessori Mutari Passi, Benevento, l'ambasura ci teneva a dire che per motivi sopravvenuti non è riuscita a venire. Bene, la seduta è valida. Prima di passare al primo punto dell'ordine del giorno faccio una comunicazione che mi è pervenuta in data 28 da parte dei consiglieri comunali Verrone Gianluigi, Coppola Salvatore e Di Nardo Iloroo. Ci sarà il microfono aperto? Sì, ci sta per qui. Qualcuno ha il microfono aperto? Sì. Allora, ripeto che in data 28 febbraio mi è pervenuta un'istanza da parte dei consiglieri comunali Verrone Gianluigi, Coppola Salvatore e Di Nardo Iloroo. I tre consiglieri comunali hanno costituito un gruppo misto denominato Impegno Comune. Okay? Il capogruppo è il consigliere Di Nardo e il vice capogruppo è Salvatore Coppola. Tanto è perduto. Primo punto all'ordine del giorno, interrogazione di interpellanza del consigliere Abate Agostino al sindaco su entrate extratributarie. Se posso chiedere al consigliere Abate di rimandare questa interrogazione a dopo, perché ci sono alcuni atti che stanno stampando, la stampa la stanno rifacendo, la discutiamo sempre oggi, però il primo punto e il secondo punto mi rivolgo tra poco, così vi posso consegnare gli atti dovuti, perché nella richiesta c'era anche della documentazione che il consigliere aveva chiesto. Bene, diciamo dal terzo, poi ve la facciamo comunque. Allora partiamo dal terzo punto. Vogliamo votarla? Ok, chi è favorevole alla proposta del sindaco di questione? Chi è contrario? Astenuti? Abate, Botticchio, Pesca. Passiamo allora come primo punto all'ordine del giorno, il punto 3. Interrogazione e interpellanza del consigliere Abate Agostino su carrabilità di via Padre Giacomo Seppi e via San Felice. Relazione sindaco. Che mi fanno telefonicamente e onestamente da tempo già che mi fanno questa situazione, voglio sapere perché praticamente quest'estate sono ancora in queste condizioni. Grazie. Prego. Allora, per quel che riguarda la relazione del consigliere Abate, posso dire che noi abbiamo fatto, come sapete, finanziando la Cassa dei Posti di Prestito, un progetto di ristrutturazione, di manutenzione straordinaria di una serie di strade comunali, tra cui sono inserite anche queste. E quindi vi aggiorno sull'andamento della procedura. Al momento c'è stata già la giudica definitiva con il termine numero 27 della CUC del 25 novembre 2020, con la quale effettivamente è stata assegnata la procedura di gara. In questa fase si stanno svolgendo gli atti amministrativi di verifica della ditta vincitrice e quindi da qui a poco cominceranno i lavori. In particolare via San Felice e via Padre Giacomo Seppi sono state inserite nella manutenzione straordinaria e ho qui il computo medico che testimonia la presenza delle due vie nel lavoro di ristrutturazione
e quindi credo che nelle prossime settimane si avrà l'inizio dei lavori per poter risolvere questo problema, che non riguarda soltanto naturalmente via Padre Giacomo Silvi e via le vie insomma che sono state citate, ma un'altra serie di strade della città che per tutta una serie di motivazioni che riguardano principalmente i vari interventi di cui penso parleremo anche dopo in un'altra interrogazione, interventi che in qualche modo hanno danneggiato la carreggiata, quindi facciamo riferimento ancora ai tagli di asfalto che sono stati fatti per motivi di interventi di una serie di ditte, quali Telecom, quali Enel, quali ASIS per gli interventi sulla riparazione delle reti, tutti degli interventi che in qualche modo nel tempo hanno danneggiato irreparabilmente queste strade, quindi questo intervento li andremo a mettere a posto. Quindi credo insomma che tra l'altro che al giorno di oggi sono già tanti lavori di pavimentazione della ditta Russo a giudice della gara della provincia per quel che riguarda la situazione della cui abbiamo in Alpinieri, credo che abbiano cominciato il primo intervento oggi presso il Comune San Marco in via Montessori e ci saranno quindi in continuità prima questi lavori e successivamente cominceremo anche i lavori quindi diciamo direttamente fatti dall'ente, quindi nelle prossime settimane, nei prossimi mesi avremo un intervento importante di pavimentazione delle strade cittadine che renderanno insomma, la viabilità molto migliore. Prego, consigliere Abbate. Ringrazio il sindaco per la risposta, non ho nulla da aggiungere, aspetto che questi lavori abbiano inizio. Secondo punto, interrogazione interpellanza del consigliere Abbate al sindaco e all'assessore delle politiche economiche e finanziarie su proposta di delibera di cui è il punto numero 17 dell'ordine del giorno della seduta del 14 luglio 2020. Prego, consigliere Abbate. Allora, sindaco e assessore alle finanze, io nella scorsa seduta del 14 luglio 2020 sul punto numero 17 in discussione all'ordine del giorno, che era l'approvazione di un importante regolamento sulle entrate generali del Comune, feci notare a signoria vostra e all'assessore che la commissione congiunta che si era tenuta sull'argomento era una seduta di commissione totalmente invalida, in quanto non erano presenti nel numero giusto i componenti. Tutto il Consiglio ne dovette prendere atto, quindi presuppongo e sono certo che ne ha preso atto sia lei sia l'assessore. A un certo punto credevo che il proponente ritirasse la proposta di delibera, ponendo ovviamente le voti al Consiglio, invece ciò non avvenne. Allora fui costretto a chiedere al Presidente in quella seduta il ritiro della proposta, quindi di conseguenza dovevo mettere ai voti. Mettendo i voti, così come si è sempre verificato in quest'Aula, tutta la maggioranza compatta votò no al ritiro della proposta, tranne noi della minoranza. Ovviamente in quella seduta io non ho potuto andare avanti perché la procedura era quella, quindi la correttezza del Presidente c'era stata. Signori miei, la scorrettezza di tutti quanti voi della maggioranza, di tutti voi, ma la scorrettezza che intendo capire e comprendere di più è quella del sindaco che ha votato no al ritiro e quella dell'assessore che di sua sponda non l'ha proposto praticamente il ritiro. Quindi vi chiedo praticamente di darmi una risposta a questo vostro comportamento, che la voglio sentire oggi con le mie orecchie. In più chiedo al segretario comunale, cosa che farò poi per ogni delibera che verrà sulle mie interrogazioni e così anche su qualsiasi altro argomento, che questa che ho dichiarato adesso costituisce verbalizzazione del consiglio comunale. Segretario, la prego cortesemente, vediamo insieme come fare. Quindi non deve costituire la consegna, non deve costituire allegato che viene poi praticamente pubblicato come allegato alla delibera numero del. No, deve costituire verbalizzazione. Presidente, mi spiego ancora meglio quello che cioè deve. Se io avessi dettato, praticamente,
Se lei però segretario ha delle, diciamo, difficoltà, me lo deve dire adesso, deve dire no, consigliere, lei me lo deve dettare, oppure lei, però io ritengo che no, sai perché? Quando fa le delibere e poi li stanno in PDF, penso che sia facile ritenere come dichiarazione, mano a mano che le riporta avanti, interrompere la dichiarazione, metterci un po' di leggenda e continuare. Quindi glielo sto dicendo in modo pratico, però lo chiedo cortesemente, perché di fatto, come vedrà poi, io voterò contro l'approvazione delle delibere quando arriverà l'argomento, proprio per questo, perché non mi ritengo soddisfatto, glielo avevo chiesto due sedute fa, glielo avevo chiesto una seduta fa, glielo richiedo adesso. Grazie. Prego, prego. La difficoltà solo di ordine tecnico, perché trattandosi di file diversi, sì, diventa complicato. Ma io glieli posso mandare in file, poi che faccio? Ma il file poi va unito in qualche modo il contesto. Non ci vuole niente. Poi ho fatto una scansione. Una scansione, se vai a dire la stessa cosa. Sai che perché riusciamo a fare? Dobbiamo prendere il sistema di comunicazione. Perché preso altrimenti sarei costretto a mettermi a dettare. E il presidente ovviamente perderebbe tempo, comunque il contesto a modo di modo di vedere lo stesso, quindi così come si possono aprire gli altri legati sia proprio quello, insomma, non è che c'è una cosa posta a tenere a ghettizzare segretario, perché io sono un utente di quelli abbastanza, diciamo, rapido nella ricerca delle delibere degli allegati, ma si può verificare, anzi si verifica, anzi di più si è verificato, che uno si scarica la delibera, legge la delibera e finisce là, va a finire soltanto che legge abbate alle capo la sua dichiarazione e finisce là. Gradirei no, dovremmo trovare una soluzione insieme possibilmente. Va bene, ci vediamo. Grazie. Terzo punto all'ordine del giorno. No, buonasera a tutti. Allora rispondo all'interrogazione del consigliere Albate con le stesse motivazioni che in quella seduta mi indussero a insistere perché l'argomento non fosse ritirato, perché le argomentazioni sono rimaste le stesse e sono molto semplici e lineari. Si tratta di un documento molto importante per quanto riguarda l'attività amministrativa, l'attività accertativa dell'ente. Ricordo che la legge di bilancio 2020, quindi la legge numero 160-2019, ha profondamente modificato quella che è l'attività di riscossione degli enti locali. Quindi l'ente ha avuto necessità di adottare questo nuovo regolamento perché si adeguasse alla nuova normativa. Ricordo che appunto in effetti nonostante il periodo di Covid in cui non si sono potuti emettere o notificare avvisi di accertamento, l'ufficio tributi comunque sta continuando a lavorare e sta producendo degli avvisi di accertamento in materia di IMU. Dal 1 gennaio 2020, ricordo, gli avvisi di accertamento diventano titolo esecutivo, quindi noi abbiamo dovuto recepire nel nostro regolamento questa modifica essenziale, sostanziale, affinché avessero validità gli avvisi di accertamento che da qui alla fine dell'anno verranno notificati ai contribuenti. Un'altra cosa importante, ricordo a questo consiglio che sono vigenti presso questo ente dei diversi regolamenti che sono stati approvati da questo consiglio su mia proposta in materia di rateizzazione dei tributi comunali, in materia di ravvedimento operoso e in materia di compensazione. Abbiamo con questo provvedimento unificato tutti questi provvedimenti in un unico regolamento e a parer mio questo regolamento appunto quindi snellisce e agevola i contribuenti, perché abbiamo recepito soprattutto in materia di rateizzazione un articolo di questa legge che prevede un limite minimo per quanto riguarda i tributi di rate per quanto riguarda i tributi fino a 6.000 euro, quindi noi siamo venuti ulteriormente incontro ai cittadini, quindi per noi l'urgenza era stava in questa, nel senso di dare all'ufficio tributi uno strumento che potesse venire maggiormente incontro ai cittadini e poi ripeto, soprattutto perché era dovuto, un altro dovuto, altrimenti gli avvisi di accertamento che da qui a breve danno notificati da parte dell'ufficio tributi rischiavano di essere invalidi non recependo questa importante modifica dell'accertamento esecutivo.
Poi ricordo poi il segretario me ne darà ragione, io le commissioni sono consultive, non sono deliberative, questo consiglio, dopo la vostra proposta, il consigliere ha ritenuto appunto di comunque di proseguire e io vi ringrazio per questo proprio per i motivi di cui innanzi ho detto. Prego, e quel che riguarda invece la mia risposta, il consigliere Armati mi chiede perché ho deciso di votare in questo consiglio comunale. Penso siamo tutti quanti liberi di scegliere, seguendo ognuno la propria scienza e coscienza, il motivo per cui decide di votare una delibera di consiglio oppure no. Rispetto alla, dobbiamo soltanto diciamo rispettare i criteri di legittimità che non sono stabiliti dal consigliere Abate, che può dare un parere certamente, e lo ascoltiamo volentieri, ma sono diciamo, determinati dagli uffici preposti con atti amministrativi certi e con l'ok sostanziale del segretario comunale che in qualche modo certifica la bontà dei provvedimenti che vengono presi dal consiglio comunale. Quindi, secondo la mia idea, non è corretto dire che c'è stato un grave difetto di omissione. Se organi di controllo, quali appena citati, dicono invece che la procedura è corretta, quindi lei può dire che non è corretta, ma io mi affido a quelli che sono gli organi che la legge stabilisce e devono decidere se le procedure sono corrette oppure no, salvo poi eventuali ricorsi e quant'altro. Quindi, secondo me la procedura è corretta e ho scelto di votare per le ragioni che l'assessore ha appena detto, nel senso che devo entrare nel merito e quindi ritengo che la scelta in quel momento fatta del proprio regolamento aveva un vantaggio per i cittadini, come ha spiegato correttamente l'assessore, per questo motivo ho ritenuto e penso anche gli altri consiglieri hanno ritenuto di votare. Quindi, questi sono i motivi che io volentieri racconto, però credo che ogni consigliere abbia libertà di poter votare senza dover votare a nessuno il motivo per cui lo fa, e per diventare soltanto i cittadini quando ha il proprio mandato ha fatto bene o ha fatto male. Quindi io ho spiegato i motivi, però non credo sia come dire, l'atteggiamento corretto a dire avete votato una delibera sbagliata, avete votato una delibera irregolare, c'è cioè un modo secondo me di agire non corretto, atteso che io rispetto degli organi invece che controllano che il funzionamento del Consiglio sia vada nella maniera migliore. Prego, mi allora, nell'assoluta calma, faccio notare a chi ha avuto o chi avrà modo di ascoltare questa interrogazione che io ho interrogato il sindaco e l'assessore sulle motivazioni del perché non avevano ritirato la proposta ancorché la stessa non fosse stata regolarmente discussa in commissione consiliare. Uno ha risposto perché il regolamento era urgente e doveva andare in funzione immediatamente, anche se in realtà c'era il tempo di poter aggiornare un consiglio comunale anche a 5 giorni e quindi l'avremmo approvato proprio il 14 luglio, l'avremmo approvato il 19 luglio, ancora oggi c'è tempo, quindi vi lascio immaginare. L'altro invece ha risposto perché io non devo dare spiegazioni di ciò che vuole. Evidentemente il signor sindaco non ha capito che non gli ho chiesto la spiegazione perché ha votato sì all'approvazione del regolamento, io gli ho chiesto la spiegazione del perché ha contribuito, così come l'assessore non aveva ritirato, lui invece ha contribuito con il suo voto a rendere, diciamo, non illegittima ma non funzionale, e il Presidente del Consiglio a questo punto mi potrà rispondere se vuole perché è un'interrogazione rivolta anche e soprattutto al funzionamento, perché le commissioni consigliari o si tengono regolarmente o altrimenti non si tengono. Quindi io l'ho accusato di non aver fermato un'irregolarità delle commissioni, non perché ha votato quella delibera. Se poi vogliamo continuare all'infinito su questa direttiva, io sono dispostissimo a mettermi anche per ora a ragionare su questo singolo argomento, perché sono praticamente disponibile a far capire perché, gentilissimo signor Presidente del Consiglio Comunale,
giustamente queste sono le valutazioni che vengono sulle commissioni consiliari, è consultiva e non è vincolata, l'abbiamo capito, ma se le commissioni, organo diciamo di adduzione, di collaborazione con il Consiglio Comunale, funzionano bene, se non devono funzionare allora è meglio che li eliminiamo, ma di autorità però li dovete eliminare, perché io non voterò mai per l'eliminazione delle commissioni consiliari. Grazie signor Presidente. Grazie consigliere, gli ribadisco che la mia presidenza non può incidere sulla convocazione e sulle modalità di svolgimento della commissione consiliare permanente. Pertanto io più di fare un appello a tutti i presidenti e a tutti i consiglieri che fanno parte delle commissioni di fare le commissioni, non posso fare perché, come lei dice, il regolamento è quello è da rispettare, io rispetto il regolamento, non faccio soltanto l'appello, non ho altro da poter aggiungere alla sua richiesta. Grazie. Presidente, le posso far notare una cosa extra interrogazione? Certo. Modifichiamo questo regolamento. Bene, ecco, questa è una modifichiamo. Cosa. Io ho fatto delle proposte di modifiche, ma dovevano andare. Ecco, signor Presidente, perché interessa pure lei. Io ho fatto all'inizio di questa consigliatura qualche proposta di modifica. È stata fermata proprio dalla commissione, guidata dal consigliere Di Filippo, mi fermo proprio quella proposta di modifica per dirle, cioè io faccio le proposte di modifica e me li ferma le commissioni che valgono, poi quando dopo le commissioni non valgono più sono solo così. Presidente, lei è una persona intelligente e acuta, subito capisce, mi fermo qua, non vado più avanti. Io posso anche continuare a ribadire lo stesso concetto, sono d'accordo con lei. E posso dire che nel momento che fa una proposta e io la ritrovo giusta, troverà sicuramente il mio voto. Okay? Grazie a te, Presidente. Grazie. Quarto punto all'ordine, no, terzo punto all'ordine del giorno, interrogazione da parte del consigliere Abbate al sindaco su motivazione del controllo della velocità tramite autovelox mobile sulla ex 430 denominata Cilentana. Prego consigliere. Signor Sindaco, io in data 22 luglio ho letto su Infagropoli una certa notizia, una notizia che riguardava un'auto velox mobile. In quella stessa giornata, cioè stesso il 22 luglio del 2020, le ho fatto un'interrogazione, le ho chiesto mi faccia conoscere quali sono stati gli eventuali indirizzi forniti all'esecutivo del comando della polizia urbana di Agropoli? Ho parlato di eventuali indirizzi. Quali sono le eventuali previsioni di accertamento di tale entrata che entreranno in valutazione nei prossimi atti di bilancio? Dal 22 luglio del 2020 non abbiamo tenuto, forse il Consiglio Comunale, solo abbiamo tenuto il conto superiore, un'interrogazione di oggi. Però, Sindaco, il rendiconto di bilancio del 2019 sarà dato, quello è ormai da approvare, di previsione, quindi lei dovrebbe conoscere quali sono le previsioni di entrata che entreranno in valutazione nei prossimi atti di bilancio. La ringrazio. Sì, per quel che riguarda specificamente l'autovelox, la previsione di incasso che abbiamo fatto e approvato nella Giunta è di 1 milione di euro. Si vuol dire se aveva dato indirizzo al comando della polizia urbana o se era un'iniziativa propria della polizia urbana? Allora, è evidente che, come sa, il prefetto sta facendo una rivalutazione di tutta la sistemazione di autovelox nella provincia di Salerno. Ha chiesto alla polizia stradale e agli enti interessati di comprendere l'andamento della incidentalità della provincia per cercare di comprendere se l'attuale disegno e disposizione degli autovelox fissi è corretta o in qualche modo poteva essere modificata rispetto a un andamento superiore o inferiore degli incidenti. Si sa che l'obiettivo degli autovelox è quello di rallentare il traffico veicolare e quindi questa valutazione, questa relazione che sta facendo la polizia stradale è un atto proveretico per il prefetto per valutare se per esempio nel caso di Agropoli la locazione
dove attualmente è posizionato l'autovelox, è corretta o in qualche modo non c'è più necessità di metterlo in quel punto, di magari poterlo mettere altrove. Rispetto a questa indicazione del prefetto, per correttezza, noi abbiamo sospeso l'utilizzo dell'autovelox fisso, ma riteniamo che sul territorio comunale era necessario in qualche modo continuare la sorveglianza della velocità, atteso anche, come sapete, purtroppo incidenti gravi che comunque si sono purtroppo susseguiti in quell'area, e quindi ho dato indicazione alla Polizia Municipale di valutare la possibilità dell'utilizzo, atteso che quello dell'autovelox fisso l'abbiamo sospeso per rispetto nei confronti del lavoro del prefetto, di utilizzare l'autovelox mobile che è consentito sulla base della valutazione dei lavori della Polizia Municipale. Quindi ho dato indicazione evidentemente di prendere in considerazione questa possibilità. La Polizia Municipale ha quindi, atteso che comunque nei primi sei mesi, come sapete, c'è stato il problema del Covid, quindi siamo stati presi sostanzialmente molto da altre vicende, poco rispetto a quello del controllo della velocità, altri tipi di controlli purtroppo non sono malgrado, ci hanno preso la nostra attenzione, quindi questa mia indicazione, diciamo, è stata valutata soprattutto nei periodi, insomma, di riapertura, e quindi si è provveduto, insomma, a valutare questa possibilità di utilizzo di autovelox mobili. Sono state fatte delle prove in alcune zone della città e anche sulla Cilentana che ci hanno fatto capire qual era la storia dell'arte, e sulla base di queste relazioni ho dato indicazione di proseguire questo tipo di attività. Peraltro è evidente che faremo i conti da qui a poco rispetto al lavoro che è stato fatto per comprendere se quel milione di euro di previsione deve essere in qualche modo decurtato, incrementato, diminuito, anche rispetto al monte complessivo dei verbali, perché sapete che i verbali non sono soltanto fatti dall'autovelox, sono fatti anche dai vigili urbani direttamente o altre tipologie di verbali che devono in qualche modo raggiungere la previsione diciamo, che abbiamo fatto noi come giunta. Quindi sicuramente ne riparleremo nell'elaborazione del bilancio di previsione, sicuramente avremo la necessità di fare una valutazione complessiva rispetto all'andamento del numero dei verbali elevati in modo tale da garantire entro fine anno il rispetto e l'equilibrio del bilancio. Prego. Allora io voglio invitare soltanto chi ha ascoltato, chi ascolterà, a recepire quello che ha detto il sindaco in merito alla natura nobile dell'installazione dell'autovelox e degli accertamenti che erano in corso e quello di verificare meglio questa natura mobile sulla velocità e non sul bilancio, perché poi quando discuteremo sul bilancio vi farò rendere conto invece di cose che sono esattamente il contrario. Lei, se non vuole rispondere non risponde, ma siccome è sindaco penso che io posso chiedere meglio del sindaco. Lei sa che sono stati già trasmessi gli atti al collegio dei revisori sul bilancio di previsione, no? Pure a noi consiglieri. No, grazie. Grazie a lei. Quarto punto all'ordine del giorno, interrogazione e interpellanza del consigliere Abate al sindaco su capacità funzionale e di collegamento del 118 della Guardia Medica dell'ospedale di Agrone. Prego, consigliere. Allora, signor sindaco, in data 25 luglio ho letto sempre su un social, non ricordo quale fosse, una mia amica concittadina che lanciava un messaggio, diceva: cari concittadini, cercate di non avere bisogno di assistenza medica in tarda serata o di notte, perché non troverete nessuno disposto ad aiutarvi. L'unica forma di aiuto che ieri sera è stata offerta a mia madre, un'anziana cardiopatica con fibrillazione atriale e stent coronarici in seguito ad un infarto di anni fa, in preda da cruci dolori addominali, si è limitata alla consegna ad un familiare di due fiali di Clofenac da somministrare per via parenterale. Nessuna visita da parte del dottore di servizio presso la guardia medica dell'ospedale, sono senza parole l'ospedale e tutti i servizi di cui si parla dove sono. Io onestamente, più che girare questa stessa interrogazione al sindaco di Agropoli, penso che non potevo fare. Penso di aver reso pure un servizio praticamente alla stessa politica, cioè nel senso che mi sono interessato di questa mia concittadina, e chiedo quindi le stesse cose praticamente al
sindaco, sindaco, mi dica perché si verificò, perché si è verificata una cosa del genere e che è successo nella sostanza. Ma io naturalmente esprimo tutto il mio, la mia disapprovazione per quanto è avvenuto, diciamo, alla nostra concittadina, quindi è evidente che alla lettura della interrogazione, quando mi è pervenuto, chiaramente chiesto lui, diciamo, agli organi competenti, che tra l'altro loro mi hanno risposto. È chiaro, insomma, che un caso di cattivo funzionamento di un ente in generale può capitare in qualsiasi momento, può capitare a Milano, può capitare a Torino, può capitare ad Agropoli, quindi è evidente che deve essere accertato in maniera precisa quali sono i responsabili e in qualche modo vanno redarguiti, perché sono cose che non possono succedere, tant'è, nel senso che possiamo avere anche l'ospedale più funzionale del mondo, ma purtroppo il caso o la cattiva gestione di taluni in qualche modo possono rendere un cattivo servizio. Però non credo sia corretto prendere un caso o due o tre o quattro casi per poter poi giudicare l'attività dell'ASL o dell'ospedale in sé. È chiaro che sono cose che possono capitare, non devono assolutamente più ripetersi. Come le ho detto, mi sono attivato adesso il direttore generale degli organi competenti per avere lumi che ancora non ho avuto da parte loro. Ripeto, mi dispiace molto di quello che è accaduto, cercheremo, insomma, per quel che è la nostra competenza, di fare in modo che non accada, però sono consapevole del fatto oggettivamente che i casi, diciamo, di cattiva sanità possono capitare in qualunque ospedale, e quindi nel nostro caso evidentemente sono quelli dell'Acropoli. Mi auguro, insomma, che si lavori sempre meglio per evitare che questi casi siano sempre di meno e siano portati assolutamente a zero. Non penso che Renzi riferisse a me quando ha detto ma un caso, due o tre, non è che permettono praticamente di criticare quelle che sono le nostre strutture sanitarie e ospedali. Non penso si riferisse a me, perché io ciò non l'ho mai fatto. Io ho parlato in generale, non si riferisce. Grazie. Quinto punto all'ordine del giorno, interrogazione del consigliere Abbate al sindaco sul pronto soccorso ospedale a Roma. Ecco qua, ci risiamo. Questa volta siamo proprio nell'aspetto vero, reale. Allora, le cose che ho letto prima, 20-25 luglio, sono proseguite. In data 2 agosto, sempre il nostro informazione, la nostra informazione di Focilento pubblica un ulteriore articolo. Subiscono un incidente ad Agropoli, costretti ad andare in ospedale in taxi. La storia di due turisti in vacanza ad Agropoli. Allora, io nella mia interrogazione ho scritto queste testuali parole affinché anche il pubblico che ascolta può rendersi conto della mia volontà di chiarimenti reali. Premesso che anche questa storia si somma a tante altre e che documentano la totale inefficienza del cosiddetto pronto soccorso. Per inefficienza non intendo parlare degli uomini o delle strutture di quel pronto soccorso, ma dell'organizzazione, del sito e della facoltà concessa a questa struttura in cui ricade quel pronto soccorso, e dopo ne parleremo. Quindi, senza scendere per il momento in particolare, le chiedo di venirmi a spiegare nella prossima seduta consigliare che cosa avete inaugurato a luglio 2020 con De Luca e con quale autoambulanza bisogna ricoverare gli ammalati che anche in condizioni di codice bianco o verde potrebbero trovarsi in condizioni di non avere un autocode. Mi spiego, cioè, questi due signori hanno dovuto prendere un taxi perché non avevano un'auto propria. Se avessero avuto un'auto propria si potevano andare, si recavano presso l'ospedale proprio e li avrebbero medicati. Invece no, se avessero chiamato il 118, mi è dato sapere questo, se avessero chiamato il 118, ancorché si vedeva benissimo che i due signori erano gravati da un infortunio di codice bianco, di codice verde, l'avrebbe comunque sviaggiato verso un altro ospedale. Questo è quello che veniva riferito e fatto capire non solo nell'articolo ma anche nei fatti di cui mi sono domandato. Quindi le chiedo, signor sindaco, che cosa avevate inaugurato voi a luglio del 2020? Ma di dirmelo in un modo, diciamo, non nervoso, pensando che io voglia stuzzicare lei o qualche altro della politica.
Io voglio capire come cittadino, non come consigliere comunale, come cittadino che sto a casa e mi succede una cosa, voglio capire che struttura che io tengo da Popoli. Grazie. Non risponderò in modo nervoso perché non mi pare di essere, a parte qualche volta che siamo accalorati tutti, non credo di avere un atteggiamento nervoso. Peraltro non credo alla sua buona fede né a quello dell'opposizione, perché ritengo che già il numero delle osservazioni così elevate, spesso ripetitive sugli stessi argomenti, abbiano un fine diverso che non l'informazione. Però questo attiene a anche a un gioco delle parti, dove l'opposizione in qualche modo deve creare visibilità sulla propria attività, che evidentemente lo si fa in Consiglio Comunale utilizzando lo strumento di riforma dell'interrogazione, che secondo me nasce da un senso diverso. Presidente, su questo poi mi faccio intervenire. Sì, tranquillo, consigliere. Abbiamo appena detto che non dobbiamo innervosirci, quindi io mi auguro che lei colga il suo stesso invito. Io già chiedo Parlamento dell'ospedale, se potevo fare un'interrogazione e poi tutto, oppure no. Io sono qua a vostra disposizione fino a stanotte. Per mezzanotte mi auguro di tornare a casa, ma possiamo discutere tutto quello che volete, non ho problemi. Per io non ho nessun problema, se volete, a sommare la discussione in un unico ragionamento, anzi potrebbe essere ancora più funzionale, quindi non so se il Presidente ritiene di doverlo fare. Per me posso rispondere alla singola interrogazione o possiamo fare una discussione unica, non ho problemi. Se da parte mia non sta nessun problema. Se ritenete che possa completare... Chiediamo a tutti i consiglieri se siamo d'accordo, perché ci sta il punto 6 prossimo, che è quello del consigliere Pesca, e poi ci sta da parte del consigliere Botticchio il punto 9. Consigliere Botticchio, lei è d'accordo sui protocolli relativi all'emergenza di capo di discussione? Sì. O vuole la sua interrogazione? Anche perché manca l'assessore con la delega alla sanità. Due volte che manca, è una cosa molto molto grave, perché il problema sanità, dobbiamo dare spiegazioni, quindi non è il sindaco quello che dice o quello che... cioè manca chi ha la delega, che è una cosa gravissima. Dire, il sindaco delega gli assessori ma ne è responsabile, quindi in assenza del delegato risponde il sindaco. Quindi, se lei ha l'intenzione di discutere di un argomento, ha un interlocutore, diciamo, che ha competenza, non tecnica, ma competenza politica rispetto a questo, e può tranquillamente soddisfare tutte le sue richieste, anche se l'assessore di riferimento è assente. Tra l'altro, devo, a questo punto, visto che è stata fatta un'osservazione rispetto alla gravità dell'assenza, non decide lei se è grave o non è grave, io posso soltanto dire che l'assessore, per motivi di lavoro, è assente. E aggiungo, diversamente da quello che pensate, io ritengo che l'impegno dei medici in questo periodo così difficile non credo debba essere messo in cattiva luce, nel senso che l'assessore Lambasone è un medico rianimatore che si è messo a disposizione del suo territorio, della sua ASL di appartenenza, togliendo tempo alla sua vita privata e alla sua famiglia per dedicare quanto più possibile il suo tempo a cercare di mandare avanti una serie di strutture come quelle dei nostri territori, che come sapete hanno una grave carenza di personale. Quindi, diversamente da quello che lei pensa, io invece penso che dobbiamo ringraziare l'assessore Lambasone, che diciamo, evidentemente, anche se è un ruolo politico, ha un ruolo più importante, quello salvaguardia di vite umane. Quindi grazie alla sua presenza e alla copertura di tutti i turni dei medici che in questa fase stanno sopportando un grosso carico di lavoro, diciamo, non è potuta essere presente, quindi non ci sono altri motivi se non quelli dell'impegno. Completo il ragionamento rispetto a quello che avevamo detto prima. Ora facciamo una cosa, completo solo una risposta, no, facciamo una cosa, non facciamo così, andiamo avanti come l'ordine del giorno. Ok, rimane tutto così, se non facciamo confusione, vedo già confusione. Andiamo avanti così. Allora, completo. Sì. Allora, invece per quel che riguarda questa situazione, in quella precedente non conoscevo il caso, se non quando ho letto l'interrogazione, questa
essendo uscita sui giornali non ho avuto contezza, quindi ho chiesto spiegazione e per questo vi giro quello che mi è stato detto. Innanzitutto le cose possono essere raccontate in tanti modi, si può raccontare la storia in un modo o in un altro, e lo stesso episodio può essere letto in maniera diversa e può dare sensazioni e, come dire, e può generare considerazioni diverse. Pure lo stesso caso, mi sembra strano, ma da come la racconto con la cosa si può trasformare. Quel che so io è successo in realtà che, per quel che mi hanno spiegato, raccontato, ma non ne ho avuto anche prescritto, ma soltanto a voce, effettivamente l'ambulanza si è recata presso il luogo dove questa persona aveva ricevuto questo piccolo infortunio. Secondo me, facendo un grosso errore di valutazione, ma anche secondo, diciamo, quelle che sono le indicazioni del direttore diciamo, dell'ospedale e anche seguendo quelle sono le direzioni, diciamo, di carattere generale, l'ambulanza avrebbe dovuto portare, quindi non lasciare lì i pazienti, all'ospedale di Agropoli, che ha tutte le competenze per gestire un caso di questo tipo. L'indicazione è che se ci fosse stato un codice rosso, bene, il codice rosso doveva andare in un ospedale più competente, tipo Vallo del Lucano, oppure case ancora più gravi, no? Più gravi, gli ospedali più completi, tipo San Leonardo e quant'altro, perché voi sapete che le ambulanze si muovono anche in base alla tipologia di caso cui si trovano ad affrontare, evidentemente, e quindi poteva essere portato da Agropoli. Gli è stato detto a queste persone, che quel che so io ripeto, che invece loro dovevano essere trasportati a Palo della Lucania per un piccolo infortunio. Giustamente il signore diceva: noi abbiamo avuto una piccola cosa, siamo ad Agropoli, vogliamo andare ad Agropoli, non vogliamo andare a Palo. Quindi l'errore di valutazione l'ha fatto il medico competente sull'ambulanza, che doveva assolutamente invece recarsi presso l'ospedale di Agropoli, in contraddizione quelle sono le indicazioni di carattere generale, questo l'ho accertato, evidentemente. Quindi c'è stata una disfunzione, peraltro i signori però si sono recati all'ospedale e vi risulta che sono stati accolti in una maniera migliore e vi risulta che, diciamo, il loro problema è stato risolto. Quindi, come vedete, si può creare anche un caso rispetto a un episodio, ma evidentemente qui si tratta di un errore di valutazione che ha fatto il medico dell'ambulanza, che non ha seguito, secondo me, secondo quello che mi hanno spiegato, quella che era la scelta che ha dovuto fare, cioè andare ad Agropoli, proponendo ai pazienti di andare a Ballo, però giusto che a Ballo non ci sono potuti andare, e sono andate da sola a loro. Questo è stato un errore, però sono stati accolti all'ospedale e mi risulta che poi sono stati curati nella maniera migliore, quindi hanno ricevuto soddisfazione rispetto alle cure che ha avuto ad Agropoli, non soddisfazione rispetto a quella scelta che l'ambulanza, secondo me, ha sbagliato e ha fatto detrimenta forte agli organi competenti. Prego, non ti chiedo. Segretario, questo lo stavo scrivendo, poi se vuole lo completo oppure se non glielo ho detto. Respingo al mittente, che è sindaco, i dubbi sulla nostra onestà intellettuale di quando facciamo le interrogazioni. Siamo stati vittime di un agguato da parte della maggioranza autoritaria, cioè, questo è un taglio, abolizione dalla mattina alla sera, ed ora dovremmo addirittura subire l'affronto sulla nostra onestà intellettuale. Quindi a nome di tutti e tre la respingiamo. Poi a nome personale, aggiungo, perché non ho consultato gli altri due, giustamente, userò il mezzo delle interrogazioni in un modo ancora più grave per il sindaco e per la maggioranza e per la giunta, perché ritengo che questo sia l'unico mezzo che sia rimasto regolarmente parlando, legittimamente parlando, a mia disposizione per poter esercitare il mio diritto di consigliere comunale. Tant'è che per ogni delibera che poi esamineremo anche nel seguito, dopo l'intervenzione, vi documenterò e vi dimostrerò perché questo è il mio unico diritto di poter fare politica in questa città. Perché voi state dando la certezza matematica che questa è la vostra arroganza, e voi operate e adoperate l'arroganza in ogni atto che proponete all'esame di questo consiglio. Quindi non vorrei, però se tu vuoi ripetere la consiglio che ne hai facoltà e io ho facoltà di vedere, non vorrei più sentire la storiella delle interrogazioni o della mia onestà intellettuale sulle stesse. Vorrei non sentire, ti invito a continuare a farlo. Per quanto riguarda l'ospedale, prendo atto delle risposte che dà e non posso entrare nel merito perché me l'hai data dicendo di fatti come era andato. Io perciò l'avevo interrogato per avere una risposta per che si fa. Tu invece ti vuoi pigliare la pizzicata, il pepe e il sale, siamo qui a disposizione.
consigliere, non voglio prendere nessuna pezzicata, però mi consenta, io ho ricevuto dai banchi dell'opposizione offese e improperi di tutti i tipi. Da me no. E offese e offese di tutti i tipi. Quindi se mi permetto, quindi con nessun atto di arroganza, di fare un'osservazione che credo liberamente posso fare in questo consiglio, poi se lei decide con atto di arroganza, lei, che io non posso esprimere il mio parere, credo che la cosa sia diversa. Quindi, e voglio far notare che il suo atteggiamento in questo consiglio, diciamo, è lei con atteggiamento, non voglio definirlo arrogante, ma forte rispetto all'andamento del consiglio. Noi la seguiamo spesso. Molto spesso lei dice dobbiamo fare questo, dobbiamo fare quello, e noi la seguiamo in una serenità massima. Quindi l'atteggiamento forte non è della maggioranza, ma è molto spesso il suo, e come tale, dato che riteniamo che ci sia anche legittimata da parte del consigliere di qualche modo affermare le sue ragioni con maniera forte, l'abbiamo seguita e la stiamo seguendo sempre. Quindi altro che arroganza, siamo finché troppo disponibili a, come giusto che dobbiamo fare peraltro, a seguire tutte quelle che sono le vostre richieste. Come tale non abbiamo, credo, mai respinto un'interrogazione, ma mi sarà consentito qualche volta un'osservazione? Spero di sì. La storia del vittimismo non è da me, quindi non riesco a evitarla. Potrei evitare il vittimismo del sindaco in questo momento, ma non lo evito. Dico solo e soltanto una cosa: continuerò ad adoperare quel residuo di regolamento che rimane nelle nostre facoltà di poter fare politica in questa città. Per il resto, mano a mano vi documenterò com'è che non c'è data questa possibilità. Mano a mano andiamo avanti, lo vedrete da soli. L'ultima cosa e poi vi taccio. Appena qualcuno vuole dire, come dire, quando vuole affermare un concetto, dice io non voglio fare questo. Lei ha appena fatto la vittima dicendo che non gli è consentito di svolgere solo le consigliere se non in consiglio comunale, invece lei ha tutte le facoltà che la legge prevede per svolgere solo le consigliere. Lei dice di farlo solo in consiglio, ma la scelta sua ha tantissime altre facoltà che non utilizza. Poi vi documenterò le mie facoltà. E poi non ho bisogno di un psicologo, io ho bisogno di un politico. Psicologo a me non serve, faccio un psicologo con altri, ma non con me. Grazie, consigliere. Certo, la battuta mi fa piacere questa, poi mi spiegherà quando ho fatto il psicologo. Sesto punto all'ordine del giorno, consigliere Abate. Interrogazione del consigliere Pesca al sindaco sull'ospedale di Agropoli. Allora, visto che è cavalcato l'ospedale, voglio dire solo una cosa: la campagna elettorale è finita. Io ho soltanto una grande esigenza, quella di informare effettivamente i cittadini di Agropoli e a tutti coloro che fanno capo all'ospedale di Agropoli che cosa c'è veramente l'ospedale di Agropoli. Abbiamo assistito all'ennesima inaugurazione da parte del presidente della regione di un'inaugurazione di un pronto soccorso. Ad una specifica domanda però da parte di un giornalista di Cilento Ciano, la signora Appella, il presidente della regione Campania ha risposto: naturalmente i codici rossi qua da Agropoli non possono venire. Allora mi aspetto che il sindaco è importante, perché il sindaco deve più che altro rispondere. Ma con la massima onestà intellettuale, perché vediamo in questo momento non ne faccio nessun tipo di interrogazioni di minoranza, di maggioranza, faccio interrogazioni per la gente, per le cose. Perché? Per un motivo molto semplice, perché noi dobbiamo spiegare alle persone, ai cittadini, quando praticamente c'è un'emergenza, come devono comportarsi. Perché è certo e sicuro che le ambulanze 118 non portano le persone, i pazienti, all'ospedale di Agropoli. Quindi già di per sé abbiamo un ospedale che praticamente non è un pronto soccorso attivo. Questa è la realtà dei fatti. Ma io mi chiedo, un paziente che ha un problema, che può essere quello di un dolore intercostale, è un dolore intercostale o può essere un discorso di un dolore eventualmente di un infarto? Quindi correre all'ospedale di Agropoli può essere un fatto negativo per lui, quindi perdere tempo, oppure praticamente l'ospedale di Agropoli può trovare una giusta cura? Questo ancora noi non lo sappiamo.
Il dottore di Palazzo Locale, che tipo di idea è? Che tipo di emergenza è? Di primo livello, di secondo livello? Sicuramente non è di secondo livello, e lo sappiamo. Ma nel momento in cui non vi è neppure da parte dell'ambulanza di poter soccorrere la polizia della Globo, non è neppure un'idea. Non ti sente bene, forse? Non ti sente bene. Può cambiare il gioco. Provi l'altro. Stavo dicendo questo, ma forse c'è qualcosa aperto. Ah, è per Giuseppe, era Giuseppe. Allora, dicevo questo qua, Agropoli sicuramente non è una dea di secondo livello, ma non è nemmeno una dea di primo livello, visto e considerato che non si può arrivare ad Agropoli con un codice che sia rosso, ma addirittura nemmeno verde e forse neppure giallo, perché nessuna ambulanza viene da Agropoli. Allora abbiamo un dovere forte e fondamentale, quello di dire ai cittadini quando e in che caso possono recarsi al pronto soccorso di Agropoli. Tra l'altro, ultimamente ho avuto modo di constatare che manca addirittura l'ortopedico, manca il cardiologo. Le sale di rianimazione, le sale di operatori, sono del tutto non utilizzate. Quindi noi dobbiamo avere la certezza praticamente di dire ai cittadini: guardate, in questo caso non dovete andare ad Agropoli. Questo è il primo step che bisogna fare. Seconda questione, ma vi è veramente la volontà di poter tenere il pronto soccorso di Agropoli? Io credo che in queste condizioni non ci sia questa volontà, per un motivo molto semplice. Nel momento in cui ad Agropoli manca il personale e noi il personale per far funzionare Agropoli, andiamo a prendere gli 8 ospedali, quali quelli del Salute di Palazzo Locale, di Roccadaspi, di Empoli e altre strutture, significa che noi andiamo a creare un inutile costo, perché noi naturalmente tutti quelli, i medici che vengono dagli altri ospedali, li paghiamo un costo straordinario, quindi abbiamo un costo elevatissimo. Allora io mi chiedo, voi che poi siete anche nel contatto diretto con la regione, se vi è la volontà da parte della regione di voler far funzionare questo ospedale, indiciamo dei concorsi. Perché è chiaro che se noi facciamo dei concorsi per l'assunzione, se noi abbiamo la certezza che ad Agropoli l'ospedale possa funzionare, naturalmente saranno tantissimi a poter usufruire dell'ospedale di Agropoli e poter venire a fare gli impiegati ad Agropoli, sia come medici sia come infermieri. Questo fatto non c'è. Allora io mi chiedo, se è a vostra conoscenza sapere se sono stati inventi dei concorsi particolari per l'ospedale di Agropoli e per l'assunzione dell'ospedale di Agropoli, a che punto sono le sale collegate con il pronto soccorso, e parlo della chirurgia e di altre sale che sono funzionali a queste, e di ortopedia, e chiedo ancora praticamente se e quale tipo di intervento possa essere fatto ad Agropoli da parte di chi ha un danno. E inoltre, qual è il costo di investimento dell'ospedale di Agropoli con il pagamento degli straordinari che noi andiamo a pagare ogni volta ai medici e agli infermieri. Grazie. Allora, innanzitutto già ho sentito questa parola inaugurazione, non mi risulta che il presidente Luca sia venuto a fare un'inaugurazione. Il presidente Luca è venuto presso l'ospedale di Agropoli a visitare la struttura Covid che era stata realizzata nei mesi precedenti, e vi annuncio insomma che domani, come già sanno gli organi di stampa, ma l'avrei fatto in questo consiglio, la task force diciamo Covid verrà ad Agropoli proprio per avviare l'apertura del piano che riguarda il Covid. È una scelta, come sapete, è stata fatta in passato e come ci disse il Presidente allora, come si sta verificando, evidentemente ci saremo preparati, ci dobbiamo preparare nella maniera migliore per i mesi che ci aspettano. Sono mesi che comunque hanno ovviamente un rischio importante, l'arrivo dell'influenza evidentemente nei mesi invernali ci preoccupa molto, e l'incremento possibile del Covid in qualche modo deve essere riparato, come ha annunciato anche ieri il governatore pubblicamente, ha avviato questa disposizione di attivare tutte le strutture che erano state preparate proprio per affrontare in maniera migliore l'emergenza che ci attende. Quindi domani la task force verrà a verificare come
mi hanno accennato, e come sanno già gli organi di stampa, a verificare insomma, la situazione di Acropoli, quindi sarà nel più breve tempo possibile, mi hanno riferito, aperto il piano Covid in attesa di, mi auguro, insomma, avere meno casi possibili a esposizione. Quindi rispetto diciamo, all'aggiornamento immediato, questa è la notizia che potevo dare. Quindi nessuna inaugurazione, credo che è dovuta controllare e a verificare i lavori che sono stati fatti al terzo piano proprio per la questione ospedale Covid. In quell'occasione si annunciò, tra l'altro, che erano stati potenziati i servizi al pronto soccorso. Sapete che avevamo il problema della questione H12 e non H24, e in quella data, cominciare pochi giorni dopo, si attivarono i servizi di radiologia, la propria analisi H24. In quella di lì a pochi giorni dopo arrivò un'organizzazione medica tale da poter accogliere le persone in pronto soccorso con codici non rossi. Questo lo disse stesso il presidente quel giorno, disse: in questa fase il percorso di ottimizzazione del servizio ospedale di Acropoli è in uno step successivo rispetto a quando fu riaperto, ricordo, circa 2 anni fa. Allora venne per l'apertura il governatore, questa volta non soltanto per visitare, diciamo, il nostro piano Covid, e di lì a poco, come ho detto, sono stati anche completati i lavori che riguardano le sale operatorie di cui il consigliere parlava prima. Quindi evidentemente i lavori che sono stati realmente realizzati hanno avuto un passo in avanti, ed evidentemente il problema che c'è, che rimane, che sotto gli occhi di tutti, ma nessuno l'ha mai nascosto, è il problema che riguarda il personale. Evidentemente nell'organizzazione dell'ospedale Vallo Acropoli, in questo momento l'ospedale San Luca di Vallo evidentemente ha una struttura più organizzata e quindi può accogliere i codici rossi, noi abbiamo una struttura diciamo meno forte, quindi accoglie i codici di colore inferiore. Questo è il dato che già sappiamo. Peraltro lei, consigliere, deve sapere che noi non è che ci dobbiamo preoccupare tanto, insomma, di dove sta il luogo dove viene ricoverata la persona, ci dobbiamo preoccupare che il sistema funzioni in maniera migliore. Evidentemente, come sa, ci sono la struttura territoriale dell'ASL viaggia a cerchi concentrici, nel senso che tutte le specialità si raggruppano nell'ospedale principale del capoluogo di provincia, quindi a Salerno, e poi vari idea sul territorio in maniera concentrica si allargano fino a dare servizi su tutto il territorio. Non poteva essere, non può essere questo evidentemente le specialità di tutti quanti gli ospedali, questo è chiaro, e quindi anche questo è il caso del Roma. Non è previsto infatti l'ortopedico, è prevista la presenza, come sappiamo, del rianimatore H24, del medico d'emergenza H24, e poi c'è l'assistenza cardiologica del cardiologo che può essere chiamato se necessario. La questione qual è? Lei dice: ma che succede? Perdiamo tempo se ci prendiamo la copia oppure no? Questa è la valutazione che fanno volta per volta i medici che si trovano a contatto con un paziente quando l'ambulanza viene loro. Quindi se c'è un caso in cui un trauma molto grave dove è necessaria immediatamente una operazione, evidentemente si va direttamente, quindi un codice rosso e bravo, si va direttamente nella struttura più opportuna, che è necessariamente vado a locale. Molto spesso i pazienti sono stati portati a Ebo, sono stati portati a Battipaglia, sono stati direttamente a Salerno, a seconda della tipologia del caso. Quindi è l'ambulanza che sul luogo fa la valutazione. Rispetto a quello che si può fare a Roma, evidentemente sì, essendo che c'è la presenza di un rianimatore, se c'è un problema, diciamo, di dover intubare un paziente, c'è un problema, e si ci può fare a Roma, perché in quel caso si guadagna tempo. Che lì abbiamo la possibilità di verificare radiologicamente il problema, abbiamo la possibilità di fare le analisi del caso, abbiamo un rianimatore che in qualche modo può intervenire se il paziente dovesse venire meno. Quindi rispetto a questo c'è una maggiore sicurezza da quando c'è stato questo potenziamento. Rispetto a casi più gravi, bisogna spostarsi altrove. Per quel quadro delle sale operatorie, noi sappiamo che le sale operatorie sono pronte, c'è sempre il solito problema di personale. Quando lei dice: ma non si spende troppo quando un medico gli fai fare lo straordinario, o addirittura quando alcuni medici vengono, diciamo, a fare dei turni particolari, e quindi si spende più? Certamente che si spende più, ma io vorrei ricordarvi però che non è che il presidente De Luca, il direttore dell'ASL sono pazzi che vogliono spendere di più. Evidentemente ci sono stati dei problemi che hanno impedito di fare diversamente, e ricordo ancora, fino a novembre dell'anno scorso
la Regione Campania era in pieno commissariamento. Poteva mai presentare il governatore nell'ambito del commissariamento una proposta di potenziare o di assumere nuove professionalità, atteso che invece la logica è quella di snellire i costi dell'asta? No, ovviamente. A novembre la potestà, diciamo, organizzativa è passata nelle mani del Presidente della Regione, ma ricorderete che a febbraio è cominciato il caso che riguarda il Covid e quindi tutta la concentrazione si è spostata su quest'altro aspetto. Quindi il governatore non ha avuto neanche bene il tempo necessario per poter potenziare e organizzare la macchina sanitaria nella Regione Campania in una maniera migliore. Ma è stato innegabile però che la risposta a livello di Regione Campania è stata brillante, altrimenti i risultati elettorali avrebbero detto una cosa diversa. Posso continuare o... Cioè, ma io perché devo ascoltare questo? Che significa potete anche fare a me? Ma questa è la sua valutazione, lei mi ha fatto una domanda, io rispondo come tengo. Che significa potete anche fare a me? Potete anche fare a meno lei di fare l'interrogazione, consigliere? O no? Sono migliaia di persone. Le sto parlando a 3.000 di persone. Sai, sempre queste cose, cioè questi atteggiamenti. Poi voi dici che siamo noi a parlare. Quindi, uscita dal commissariamento, però abbiamo avuto il primo risultato, quello di ottenere da parte della Regione Campania dei passi in avanti, e passo in avanti domani è anche un passo in avanti importante. Quindi penso che il percorso di miglioramento della nostra struttura ospedaliera piano piano abbia un suo senso, abbia un impervole crescente, e mi auguro che nei prossimi giorni potremo dare ulteriori dimostrazioni. Prego, Giulietto. Posso? Io l'ho seguita perfettamente e ho capito una cosa, però che ad Agro non c'è punto soccorso, perché se oggi ci viene a dire che il Presidente non è potuto avere il punto soccorso così come lui ha paventato sia in un intervento nel giugno del 2020 e sia successivamente qua da Agro, noi dobbiamo prendere atto e dire ai cittadini che ai cittadini ad Agro il punto soccorso non c'è. Questa è la realtà dei fatti. Diciamolo allora chiaramente alle persone che hanno bisogno di assistenza di non venire da Agro, perché non c'è proprio conto. Quindi questo è quello che ci sta dicendo il sindaco. No, consigliere, però lei può dire quello che vuole, ma non può interpretare quello che ho detto io. Il sindaco assolutamente non ha detto che non c'è proprio soccorso. Il sindaco ha spiegato che esiste un pronto soccorso in grado di soccorrere dei codici non russi ma gli altri in grado di accoglierli. Ho spiegato che c'è il rianimatore H24 con laboratorio analisi e quant'altro, quindi ho detto che è un pronto soccorso, una logica di organizzazione del sistema sanitario in questa fase. Agropoli non è in grado di accogliere i codici rossi, ma non ho detto che Agropoli non può fare accoglienza dei cittadini. Questa è una cosa che dice lei e se ne assume la responsabilità. Non mi faccia dire cose che non ho detto. Io ho detto che c'è il pronto soccorso, lei dice che non c'è. È corretto allora dire che il Presidente della Regione non avrà il pronto soccorso da Agropoli? Ho detto all'inizio del mio intervento che il governatore non è venuto a inaugurare niente qua. Ho detto che è venuto a visitare la struttura di Agropoli perché erano terminati i lavori del terzo piano che riguarda l'aspetto Covid, l'ospedale Covid. Quindi non è. L'inaugurazione l'ha fatta 2 anni or sono, quando l'ospedale era chiuso ed è stato riaperto con i primi servizi. Allora è stata fatta una sorta di inaugurazione. Allora, correttamente dobbiamo dire che De Luca, venuto qua il Presidente De Luca, non ha inaugurato il pronto soccorso, è venuto a verificare quello che è il discorso del Covid. E così allora possiamo dire, quindi non ha venuto a inaugurare il pronto soccorso. Tutto ciò che praticamente hanno scritto i giornali di giugno, luglio, cioè non c'entra niente. No, ma io l'ho appena detto che gli andavo un servizio a H12, portavo anche di qua. E tu hai inaugurato qualcosa di diverso rispetto al punto corso, possiamo dire. Ma non hai inaugurato, chi ha detto di inaugurare? Ma non hai inaugurato, ho detto niente. È venuto a visitare una struttura che sta facendo un percorso di miglioramento. Sindaco, ma lei vuole convincere a me? No, non lo so, sto dicendo quello che... Dite la sua idea e l'ascolto dei cittadini. No, io sto dicendo questo qua. Io ho sempre saputo, come cittadino, prima di consigliere, che vi era stata l'inaugurazione del pronto soccorso da Agropoli. Oggi prendiamo atto che non c'è stata questa inaugurazione del pronto soccorso da Agropoli. Punto. Seconda questione, Covid. Noi abbiamo il Covid, abbiamo il personale per poter gestire il Covid da Agropoli. Questa è un'altra domanda che io mi chiedo, perché se praticamente il Covid è la struttura che è stata creata, noi dobbiamo verificare se poi vi sia il discorso di poter
di poter verificare se è possibile. Questo lo sapremo domani. Questo sapremo domani, non che nemmeno su questo una certezza su questo, no? Terza questione, io credo che per quanto riguarda il personale, l'essere umano, anche medico, è una persona che ha un tempo limitato. Al di là di quello che sono gli straordinari che viene a prendere, non è che può lavorare a Pallo e poi lavorare ad Agropoli o a Roccatastri e poi ad Agropoli. Non è una macchina, è un essere umano. Quindi con quale capacità giunge ad Agropoli? Terza questione. Noi l'ospedale di Agropoli ricorda a noi stessi, a me stesso e a tutti quanti. Quindi lei considera lì più giusto? No, sono no, personale. Ricorda a me stesso. Ma lui ha detto che siamo usciti dal commissariamento da poco. Sindaco, io sono un'altra cosa che dire. Ricordo a me stesso che uno dei motivi per il quale è stato ospedale Agropoli all'epoca era il costo eccessivo. Se noi ancora oggi continuiamo a dare gli straordinari per l'ospedale Agropoli, significa che un domani porteremo alla regione un costo per l'ospedale Agropoli talmente elevato, da poter muovere. Quindi io chiedo una cosa, chiedo che come sindaco e come consiglio comunale dobbiamo fare tutti quanti noi un'interrogazione, interpellanza alla regione, affinché vengano fatte le assunzioni vere con lo stipendio del particolare per i medici e fare degli infermieri, non nulla di straordinario. Grazie. Sono arrivate già e ci sono diversi concorsi che sono stati fatti, le assunzioni sono cominciate dopo che si è sbloccato il commissariamento e voglio ricordare, caro consigliere, lei forse non è aggiornato, però la prego di ascoltarmi e eventualmente se non che riaggiornarsi, che non c'è più l'ospedale di Agropoli in sé, c'è il gruppo ospedaliero Vallo Agropoli, quindi il budget che noi abbiamo viene riferito sulla struttura Vallo Agropoli, non è che è l'ospedale di Agropoli che spende di più, spettante è bene che molti dei medici di Vallo vengono ad Agropoli a svolgere il servizio, diversi medici che stanno a Vallo nella turnazione che fanno coprono anche i turni di Agropoli, perché abbiamo una unica struttura ospedaliera, Vallo Agropoli. Questa è la realtà della situazione, quindi lei quando dice no, poi i costi di Agropoli sono troppo elevati, ce l'ho io un'altra volta, sta dicendo un'inesattezza, non è così, la struttura ospedaliera è unica, Vallo Agropoli, e il centro di spese è unico, Vallo Agropoli. Allora, ci può confermare che coloro che vengono ad Agropoli non vengono straordinari? I medici vengono da Agropoli, prendono straordinari? I medici prendono gli straordinari in tutta l'ASL, non solo ad Agropoli, no. Se lei vuole diciamo in maniera inopinata secondo me, cercare di dimostrare una teoria per cui Agropoli è un ospedale che spreca soldi fa un errore enorme. Perché gli straordinari si fanno all'Agropoli, a Vallo, a Roccalaspide, a Sapri, a Salerno, a Empoli, perché c'è carenza di personale in tutta l'ASL e non solo in tutta la regione Campania. Quindi il personale che c'è che è insufficiente fa straordinari, altri, ma non solo qui. Naturalmente questa situazione che è una situazione che in qualche modo aumenta i costi dell'ASL, evidentemente, i direttori generali neanche la tollerano, però sono stati costretti ad affrontare la situazione rispetto a un'emergenza di mancanza di operatori. Hanno cominciato le assunzioni, sono già stati assunti centinaia di infermieri e di medici, i dettagli non li so, però voglio dire, basta informarsi per sapere che si è avviata una procedura di potenziamento della struttura ASL Salerno, ASL Regione Campania, quindi si è avviato questo percorso. Lei dovrebbe però sapere che il problema del personale non è soltanto collegato all'assunzione, ma c'è un problema atavico di mancanza di medici della nostra nazione, cioè in Italia c'è il problema del medico e che ce ne sono pochi, e quindi a cascata anche noi paghiamo questa conseguenza. Non è quindi Agropoli il problema, è un problema di sistema, di carattere generale, che i governatori delle varie regioni stanno cercando di affrontare. Lo vogliono dire solo ad Agropoli, è un'operazione politica, non un problema. Ma non è un'operazione politica, io sto dicendo solo questo qua. Allora, ci devo assicurare che i medici che vengono ad Agropoli sono gli stessi medici che hanno lo stesso stipendio e si fanno parte della stessa struttura che è quella a Valle e Roccatastri. Parte dei turni vengono aperti in turnazione, parte dei turni vengono fatti con straordinario, parte dei turni vengono fatti in un'altra. Che volete fare? Consigliere, il consiglio è ancora lungo, per cortesia. Già che questo non corrisponde a quella che è la mia conoscenza, cioè che la Roma sia una faglia straordinaria. Questa è la cosa rispondo, non la possiamo prendere qua questa conoscenza. Presidente, mi scusi, a proposito di questo, volevo proprio suggerirle questo. Noi tre, cioè a firma di tutti e tre, data 9 luglio del 2020, di quest'anno, abbiamo protocollato una richiesta di consiglio monotematico.
lo dico pubblicamente perché voglio giustificare innanzitutto il mio operato nei confronti degli altri due, in quanto mi diedero l'incarico di fare la richiesta e io l'ho fatta, quindi voglio confermare che la richiesta l'ho fatta veramente. E di conseguenza volevo invitarla a prendere una decisione, indipendentemente dal sindaco o dalla maggioranza. Presidente del Consiglio, si fermi un attimo, stia una settimana a pensarci su, e dopodiché mi faccia sapere se c'è o non c'è importanza a convocare questo Consiglio. Allora, consigliere Abate, rispondo subito. Come ben sa e come noto già stasera e altre volte, l'argomento è sempre vago. Parliamo di fatti, ma non di sostanza. Pertanto, se lei mi dice convoca un Consiglio senza sostanza, io non lo voglio. Ma Presidente, guardi, e le spiego, la proposta, se la proposta è sostanza, credo che daremo sicuramente ai nostri cittadini delle notizie chiare, perché mi dovete consentire, assistere queste domande e risposte che sono prive di contenuti, credo che non facciamo nessun servizio pubblico. Presidente, mi dovete credere, io me la vedo è una tua idea che ci siamo tenuti. Allora, consigliere Lucia, lei sta parlando da mezz'ora, non ha contezza di un numero. La prego, però io mi fermo qua perché se no altrimenti la fuori ruolo. Quando ci stanno le conferenze dei capigruppi la invito e ci possiamo confrontare in quell'occasione. In questa sera ritengo che facciamo un pessimo servizio. Noi stiamo facendo, allora, il consigliere ha fatto un'interrogazione su due problematiche, se è andata la cosa. Stiamo discutendo di un problema molto serio, che è quello del pronto soccorso di aeroporti, se c'è, se non c'è, e quindi le faccio questa che si deve fare. Questo è lo stato, non serio recarsi presso l'altro. Non è colpa, è sostanza. Se la città non sapete, se c'è un pronto soccorso di aeroporti, è una sostanza, non è una forma. Questa è sostanza, caro Presidente, e noi siamo di Agropi, siamo in questo tribunale, dobbiamo dare queste informazioni, non è che noi possiamo uscire, non c'è forma, non c'è sostanza. Ma chi sta dicendo di questo? Questo è il concetto. Cioè lei si fa domande e risponde. No, ma ti rispondo io che non sono stato interrogato, per mia conoscenza, nel momento che non ci sono le unità complesse, nel momento che non ci sta l'H24, non esiste pronto soccorso attivo. Ah, io dici che non esiste pronto soccorso, prendi il Consiglio. Che non glielo dico, non esiste pronto soccorso attivo da loro. E questo dobbiamo dire ai cittadini, non a me, ma ai cittadini dobbiamo dire che l'H non c'è pronto soccorso. Dillo allora, questo è il chiaro. Glielo comunichi io, non esiste pronto soccorso attivo da loro. La sostanza allora c'è, che praticamente da loro non c'è il pronto soccorso. A me era chiaro da sempre. Va bene. Settimo punto all'ordine del giorno. Consigliere Pesca al sindaco, parco di Acropoli, via Taverna. Prego, consigliere Pesca. Questa è un'interrogazione molto, molto semplice. Credo che sia vada anche con ad abbracciare quella che è l'assessore, dottoressa Lambasone, per un motivo che la dottoressa Vanda, perché? Dall'inizio. Perché veramente io sono stato al parco di Agropoli che può cambiare postazione, cerchiamo di trovare una postazione che consigliere Di Filippo può parlare. Buongiorno, sì. Senta un posto, consigliere, cerchiamo di. Ok. Allora. Io sono stato al parco di Agropoli, credo che in un momento di Covid particolare, credo che quel parco vada valorizzato in modo per i cittadini, perché non è possibile che ancora si vada là, a parte che ho visto che sono state poste delle giostine, delle cose all'interno, ma ci sono tante questioni, quali praticamente ancora ci sono delle buche a terra, ancora praticamente ci sono dei ferri che escono, e ancora il parco stesso non è chiuso completamente. Per cui io credo che quel parco vada valorizzato sia perché ci possono andare gli studenti delle scuole elementari, sia per quanto riguarda le scuole medie, quindi possa essere sfruttato per i cittadini agropoli in maniera più adeguata. E da questo punto di vista, io quello che facevo la scorsa volta in interrogazione per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, potremmo sfruttare quelli per il reddito di cittadinanza come personale che possa essere attento alla custodia di questo parco.
Tra l'altro io ho avuto delle dimostranze, ma anche il sindaco è intervenuto, che verso la notte, intorno alle 2 alle 3, in quel parco si fa un casino, c'è gente che sbraita eccetera. Quindi per cui io dico questo, valorizziamo quel parco. È un'operazione che non è che è una critica verso l'amministrazione, ma è un qualcosa che possiamo fare assieme per la valorizzazione del parco stesso. Grazie. Prego, sindaco. Allora, sono stato sfortunato perché ho annunciato l'intervento di ristrutturazione del parco pubblico nel mio, diciamo, saluto iniziale all'inizio dell'anno 2020, in cui, diciamo, ci sono i comuni stampi, annunciavamo che avremmo cominciato i lavori di ristrutturazione del parco stesso. Purtroppo il Covid non ci ha aiutato rispetto a questo, ma è rimane comunque nei nostri programmi, quindi abbiamo pensato di finanziare proprio una ristrutturazione del parco, che riteniamo assolutamente anche noi che è un posto da valorizzare. Tra l'altro crediamo sostanzialmente che anche la ristrutturazione della fornace in una con una ristrutturazione del parco ci consentirà una fruibilità, diciamo, in termini temporali di aggregazione rispetto al momento culturale e quant'altro, che certamente sarà un elemento di drive per la nostra città. Più stiamo addirittura programmando per il prossimo anno un ragionamento complessivo, perché quell'area implementata con, come abbiamo già fatto, con l'arena all'aperto, con il cinema, con il palazzetto, la fornace, lo stesso parco, devono diventare secondo me un centro importante di attività di ricreazione, tempo libero, molto strategica, perché si trova a due passi dal centro e dà la possibilità, insomma, in qualcuno di essere frequentato con tranquillità, atteso di avere un numero di parcheggi e gli ampi spazi che diventano sempre più importanti, evidentemente in quell'area strategicamente devono diventare un punto di forza della nostra città. Quindi noi ci abbiamo puntato, abbiamo immaginato dei finanziamenti ad hoc proprio per raggiungere questo obiettivo, lo faremo appena, diciamo, gli atti dei bilanci saranno terminati. Sono soddisfatto della risposta da parte del sindaco in quanto riguarda quello che è fatto. Invito anche eventualmente a fare un progetto per quanto riguarda i percettori di cittadinanza. Se consente, consigliere, lascio la parola al consigliere, al professore D'Arienzo, che sta lavorando già da qualche mese rispetto a questo progetto, devo dire con non poche difficoltà, non per mancanza di impegno, ma perché è una procedura molto complessa. Allora, noi abbiamo immaginato, oltre a dei giochi per bambini normodotati e diversamente abili, anche un'area fitness per i giovani e per gli anziani. E visto che in questo momento i bambini, i ragazzi hanno molto giocare con, come si chiamano quei cose? Cioè, Lo skate. Però mi stai bruciando la notizia. Quindi io volevo proporre al sindaco. No, già c'è l'idea dello skate park. Però consigliere, vuole sapere il fatto, diciamo, dei percettori del reddito di cittadinanza. Ah, per quanto riguarda sì, i percettori del reddito di cittadinanza, noi stiamo un attimo attendendo, perché adesso spiego tecnicamente, noi abbiamo una piattaforma che si chiama la piattaforma GEDI, che ci mette in contatto con l'ufficio del lavoro, con l'INPS, i servizi sociali e il comune, e ci sono stati un po' di problemini e infatti si sta sbloccando la situazione, quindi quanto prima noi provvederemo ad elaborare tutti i progetti di cui abbiamo parlato l'altra volta, quindi che raccoglierà le varie aree, quindi sociale, turismo, cultura, insomma dovremo lavorare un pochino, ma cercheremo comunque di di impegnare questi percettori del reddito di cittadinanza, perché è giusto che loro svolgano dei lavori di pubblica utilità. Grazie. Quindi la procedura è in corso, nel senso che abbiamo già monitorato le persone che sono, abbiamo già raccolto i dati, abbiamo già fatto una prima convocazione degli stessi richiedendo la disponibilità, però quello che diceva l'assessore, effettivamente la procedura è complessa perché vanno fatti progetti ad hoc rispetto alla tipologia, si interfaccia con altri uffici che non è solo il comune, quindi questa procedura così complessa ci ha rallentato l'attività, se no noi l'avremmo messo subito a disposizione della città. Lo stiamo facendo, ci auguriamo presto di arrivare a compimento del progetto. Grazie.
Andiamo avanti. Ottavo punto all'ordine del giorno, interrogazione del consigliere Pesca al sindaco su rete idrica. Prego, consigliere. Sempre nell'ambito di un discorso al di là della marciata dell'opposizione, l'acqua, che è un bene primario per quanto riguarda l'intera collettività, noi, e praticamente è uno degli argomenti più importanti che sono posti alla base dell'uomo stesso, io ho visto l'inaugurazione di alcune parti dell'acqua da parte del sindaco. Io quello che voglio chiedere è se è possibile che ad Agropoli ancora oggi ci siano delle perdite d'acqua che creano sempre dei danni a tutta la cittadinanza, con una perdita di acqua di circa il 40-30% per quanto riguarda la rete idrica. E allora io quello che chiedo è stato monitorato dove sono le perdite d'acqua nel Comune di Agropoli. Chiedo, è stato fatto un progetto per la rivalutazione intera di rete idrica? È stato fatto un progetto per cercare dove ritrovare le risorse idriche per la città di Agropoli, in modo tale di evitare che ogni anno abbiamo l'acqua che viene da queste perdite d'acqua e abbiamo anche dei cittadini che rimangono senza risorsa idrica? Allora, per l'interrogazione con attenzione, simpaticamente le ricordo, consigliere, non per assolutamente, però per ricordarle che il servizio idrico non è più di competenza del Comune di Agropoli, ma è di competenza dell'ASIS. Quindi tutte le notizie che lei mi ha chiesto nell'interrogazione, io la prendo, diciamo, l'ho già presa come tale, la girerò all'ASIS, perché lei chiede tutta una serie di notizie rispetto al numero di perdite, a questi flussi d'acqua che si perdono, eccetera, eccetera, però le ricordo che la gestione del ciclo integro delle acque non è più in capo a Quirero, ma in capo all'ASIS. Fatta questa presa necessaria, però è evidente che il sindaco deve essere aggiornato di quello che succede in città, e la aggiorno. Questione perdite, certamente la questione perdite è un problema grave. Le dico che in un anno ad Agropoli tra piccole perdite, quelle proprio piccolissime, quelle più importanti che determinano la chiusura, diciamo, di un tratto di tutta la città, assumono a circa 1500, quindi noi facciamo ogni anno circa 1500 interventi. Stiamo parlando quindi di un numero superiore di 100 interventi sulla nostra meccanismo, sulla nostra rete idrica. L'ASIS faccia più di 100 interventi al mese, quindi è evidente che c'è un problema relativo a questa rete. Allora, come siamo arrivati a questo punto? Il problema più importante è il fatto che evidentemente la rete non è nata da un progetto unico e come tale è stata organizzata rispetto alla popolazione attuale, ma come immagina è facile capire, è cominciata ed è cresciuta a pezzi. Cioè avevamo prima una struttura cittadina in cui c'erano necessità e quindi c'era un impianto. Poi questo impianto è cresciuto un pezzo alla volta, un pezzo un anno, un pezzo un altro anno, e nei decenni, fino ad oggi, evidentemente la struttura è cresciuta in maniera non organica. Questo è un problema non solo di Agropoli, evidentemente, ma di tutte le città. E quindi evidentemente ci sono condotte più vecchie, condotte più nuove, e questo certamente è un problema di carattere generale che l'ASIS si è posto come problema, evidentemente, ma tenete presente che per fare un intervento serio di strutturazione degli impianti e evitare che ci siano realmente perdite, ci vuole un intervento di 40-50 milioni di euro. Questa è la cifra che hanno stimato per un intervento di carattere. Evidentemente oggi l'ASIS ha chiesto, non solo per Agropoli, ma per tutti i comuni di sua competenza, ha chiesto risorse per poter fare un intervento così importante, e per il momento gli enti competenti le misure, diciamo, rispetto a questo ordine del giorno non ce ne sono rispetto alla questione idrica, anche perché si tratta di un problema di manutenzione della rete, perché se fosse un problema di innovazione della rete, cioè nuovo pezzo di rete, potremmo anche esserci, ma si tratta di un'innovazione straordinaria, non c'è nessun finanziamento che finanzia manutenzione, cioè, quindi abbiamo un problema serio di ristrutturazione complessiva. Allora, cosa sta facendo l'ASIS per cercare di ridurre questo numero di perdite così elevato? Innanzitutto, quando fa un intervento, cosa abbiamo fatto noi fin quando era in mano a noi? Noi abbiamo, se ricordate, fatto un progetto importante di circa 500.000 euro di cambiamento della condotta principale che era quello di cemento amianto, e quindi stiamo parlando di 7-8 anni fa, abbiamo fatto un intervento di sostituzione di questa condotta. Quindi un intervento che abbiamo fatto noi di manutenzione straordinaria importante, perché c'era ancora, ripeto, condotta di cemento amianto. Poi abbiamo lavorato su alcuni sviluppi, alcuni potenziamenti, diciamo, degli accumuli, diciamo, sulle colline, però alla fine il
problema grosso, diciamo, di sostituzione di tutta la popolazione è un problema che rimane tale, ripeto, ci sono anche problemi rispetto al finanziamento complessivo. Allora là si sta facendo due cose, la prima è stata cosa che sta facendo, abbiamo detto, quando fa un intervento di manutenzione, perché è possibile, cerca di cambiare la tubazione, cioè se c'è un punto rotto, il tubo se è vecchio ci cerca di sostituire, quindi c'è una sostituzione mano a mano di questa cosa. Ma un problema grosso che ha è proprio per l'effetto che la struttura a impianto idrico è cresciuto un po' alla volta, abbiamo un problema di diverse pressioni, e cioè spiego a me stesso, insomma, e a chi non ha una contezza chiara. Evidentemente per portare l'acqua a livelli alti bisogna aumentare la pressione della stessa, quindi facilmente arriva nelle zone basse l'acqua, perché diciamo il grosso del meccanismo è caduta dagli accumuli principali, il principio dei vasi comunicanti arriva subito al basso, però per arrivare nei punti alti, che sono nel centro storico o in una palazzina al decimo piano, è evidente che servono maggiore pressione. Quando si spinge molto, specialmente nel periodo estivo, incrementando la pressione, evidentemente questa pressione che aumenta va a creare delle rotture in più rispetto alle normali condizioni. Quindi queste situazioni di pressione più alta, pressione più bassa, determinano un incremento dei danni delle stesse. Allora si stanno organizzando per implementare il sistema, cercando di evitare questo problema di diverse pressioni. Quindi stanno organizzando, hanno fatto un monitoraggio, vogliono fare un finanziamento proprio ad hoc, proprio per cercare di gestire, modificando la rete, evidentemente, nell'evitare che la pressione di carattere generale, specialmente di notte, perché durante il periodo estivo, di notte, quando le fondate sono sostanzialmente chiuse, la pressione è la massima della sua forza, e quando raggiunge le punti più alte va a creare delle rotture. Questo esiste in situazione, hanno fatto un progetto di strutturazione importante, non solo la loro, ripeto, ma anche in tutti, stanno facendo un intervento per modificare questo. Realizzando questo primo passo, il secondo step, avremo sicuramente un numero minore di perdite, implementando evidentemente le perdite stesse con sostituzioni continue, cercando di migliorare la situazione. Ma ripeto, servirebbe un finanziamento, diciamo, importante, serio, per risolvere il problema di carattere generale. Questo, diciamo, è un problema sulla struttura idrica Agropoli, ma ripeto, un problema dappertutto, e i motivi, cioè, i colpi non si possono ricercare, ma devono essere cercati su una programmazione, una crescita della città che è molto persistente. Detto questo, rispetto alla casa dell'acqua, quello è un servizio che abbiamo immaginato, che lei ha citato, che credo sia di una certa utilità, perché unisce due cose: unisce la possibilità da parte dei cittadini di usufruire un costo dell'acqua depurata, bassissimo costo, 5 centesimi al litro, e dall'altra parte c'è l'obiettivo di fare un utilizzo minore della plastica, con l'obiettivo di reintrodurre il vetro nella nostra quotidianità. E questo Casa dell'Acqua stanno implementando questo utilizzo, quindi hanno questa doppia funzionalità. Quindi, per terminare, insomma, l'intervento, consigliere, il problema delle rotture c'è, e credo ci sarà ancora. Dobbiamo lavorare per step per cercare di migliorarlo, ma non sarà un'impresa facile, vi ho spiegato quali sono i motivi. Per quanto riguarda la Casa dell'Acqua, noi proseguiremo la distribuzione delle case sul territorio, perché ritengo sia un servizio che ha una doppia utilità e credo che sia stata ben accetta dai cittadini. Prego, consigliere. Sì, io sono soltanto in parte soddisfatto della risposta del sindaco, perché vedo che il problema dell'acqua, che è un problema fondamentale dell'intera città e per l'intera umanità, al di là della città di Agropoli, non possa essere lasciato nelle mani di un ente quale ASIS. Cioè il Comune deve intervenire in maniera specifica e diretta su queste cose. E in maniera decisa e diretta significa anche cominciare a fare delle progettazioni, la progettazione per la rinnovazione della rete idrica, perché non possiamo dire è un problema che abbraccia tutti, perché altri si sta risolvendo, deve risolvere meno di Agropoli. Prima la città di Agropoli deve impegnarsi direttamente a risolvere la problematica dell'acqua. Tutto ciò anche per un altro motivo, per il costo che noi abbiamo, perché il costo che ha dell'acqua di Agropoli è dovuto anche al fatto che l'ASIS che gestisce i misuratori dell'acqua. E allora io dico, il Comune di Agropoli deve impegnarsi in maniera di più e diretta nella risoluzione di questa problematica. Grazie. Sì, è giusto un appunto, ma lei pensa realmente che un ente gestore che mette insieme la forza dei più comuni in termini organizzativi, in termini strutturali, in termini di capacità di raccogliere dalle fonti, diciamo, è meno efficiente rispetto a un singolo comune? Io ricordo, diciamo, che quando la rete idrica era gestita dal Comune di Agropoli, con tutti gli sforzi possibili,
avevamo grossi problemi rispetto all'approvvigionamento, che grazie all'intervento dell'ASIS invece è migliorata molto. Il costo della bolletta, certamente il costo della bolletta non è rispetto al passato, ma quando lei implementa i servizi evidentemente aumenteranno i costi, quindi abbiamo ottenuto un servizio migliore, evidentemente costa anche un po' di più. Infine, lei realmente pensa che, diciamo, il Comune del Nord deve fare un progetto e finanziarlo direttamente? Le ho detto qual è la cifra di riferimento, cioè per fare un intervento serio si parla di 40 milioni di euro. Come facciamo noi da soli a progettare e realizzare un intervento così importante? È evidente che abbiamo bisogno, avremo bisogno noi, diciamo, di fondi sovraordinati, che al momento, le ho detto, per i motivi che ho appena detto, non ci sono, non sono disponibili. E concludo con un ragionamento finale. Il problema dell'acqua, legge giustamente e dice bene, non è soltanto il Comune di Roma, ma tenga presente che il problema più grave non è forse la rete, è proprio l'approvvigionamento in sé, perché nel tempo purtroppo le fondi si stanno diminuendo di potenzialità, abbiamo molti problemi di fondi che diventano secche dopo il predestivo, quindi c'è proprio un problema serio di approvvigionamento dell'acqua stessa, oltre a un fatto di gestione. Quindi è una problematica molto complessa, sicuramente mi fa piacere discuterne, però diciamo la soluzione non si trova purtroppo nel Consiglio Comunale, ma su tavoli molto più importanti, quindi sono necessarie scelte strategiche molto più elevate rispetto a noi.